Tutto quello che io ho detto è documentato dalle carte, bisogna andare a leggersi le carte, se effettivamente ci sono stati questi, abbiamo ricondotto in una sorta di ente virtuoso che di fatto ha dato serenità ai dipendenti, ma ha creato le condizioni per un rilancio, cosa che non può avvenire dato la scellerata idea di Crocetta, che non chiuderà mai le province, ma comunque di apparire in televisione per dichiarazioni sensazionali. Sì, nella provincia, l'ho detto poco fa, questa rimane una mia mi dispiace, vuol dire che nessuno ha sentito la sensibilità di salutare il presidente della provincia, ma ci sta nelle cose, perché molte delle cose che richiedevano per i termini di austerità che ci sono stati non le abbiamo date. Nessuno però dice e ricorda che il periodo più brutto dell'Italia coincide proprio con il periodo di crisi, che coincide con il mio periodo di presidenza. Questo nessuno lo riconosce, nessuno mi riconosce il fatto di aver mantenuto precari, di aver mantenuto alta l'immagine della provincia e di aver mantenuto quasi tutti gli obiettivi, tranne quello dell'aeroporto, e sapete perché? In cui la mia giunta non ha avuto la possibilità di ottenere. Fino all'ultimo ci speravamo, grazie a questo sindaco di Licata siamo stati il nostro malgrado ad alzare le mani. Lei ha detto che è un presidente scomodo, è stato un presidente scomodo, perché? Come fa a giudicare un presidente che riceve 470 lettere anonime, 3 intimidazioni fortissime, pallottole, cammina da 4 anni con la scorta, mi dica se sono scomodo o se sono comodo? Se sono arrivate queste cose è perché a qualcuno non piaccio, e questo qualcuno delinquente li traduce in questi termini e in questi messaggi. Ma anche da parte della politica? Ha visto un deputato qua dentro stamattina, stasera? Ha visto un sindaco stasera? Se lei ha visto un sindaco si dà una risposta. Mi dispiace invece il fatto che fatico a fare riconoscere il buon lavoro che questa provincia ha fatto, e lo fa e fatico perché, lasciatemelo dire, qualche volta ci perdiamo a cercare il pelo nell'uovo che non nella sostanza delle cose. Ha ricevuto la proposta di fare il segretario regionale dell'MPA, eccetera? Guardate, è una riflessione che voglio fare, questo dipende pure da quello che accadrà nel mio processo. Io mi auguro, così come sono convinto, di uscirne indenne, però il rispetto verso le istituzioni è fortissimo. Quindi aspetterò quello che accade. Se, come prevedo, i tempi del processo sono ancora lunghi, io, se c'è questa offerta, forse credo di poter accettare, perché non desidero che l'MPA continui ad esserci e a vivere.